Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione per sottolineare il grande successo che l'atletica leggera ha dopo le Olimpiadi e paradossalmente dopo il Covid ha avuto in tutta Italia, e così anche a Fiumicino. Oltre 140 sono i ragazzi della fascia di età dai 6 ai 18 anni che si sono avvicinati all'atletica leggera e che stanno seguendo i corsi qui al Cesarelli. Abbiamo anche utilizzato questa giornata per presentare la squadra della 4% ragazze, che è una delle staffette più forti nella categoria delle nate nel 2009 e nel 2010 in tutta la nostra regione, e anche con l'amministrazione per avere un primo saggio sulla proposta di ristrutturazione dell'impianto sportivo Cetorelli. Grazie ai fondi del PNRR avremo finanziati la riqualificazione di una buona parte di quella che è l'area del Cetorelli, un progetto di circa 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro derivante dal PNRR e il resto da parte di fondi nostri del comune di Fiumicino. Un progetto che riguarderà la riqualificazione e la ristrutturazione della pista d'atletica, del campo di calcio, degli spogliatoi, delle tribune, insomma una piena rifunzionalizzazione di tutta quella che è quest'area, un'area centrale e fondamentale per la nostra città. Le torri faro, tutto quanto, il pattinaggio, il bocciofilo, sarà fornito di energia derivante da fonti rinnovabili, come è previsto non solo dalle nuove normative, ma come noi abbiamo voluto fare come città di Fiumicino da prima che le norme lo imponessero, perché noi ci crediamo, e questo ci ha permesso anche di affrontare con maggior serenità il periodo che stiamo vivendo. Un grande investimento sullo sport insieme al Pala Ferzini e al polo natatorio nel nord del nostro comune, che completa una serie di progettualità che riusciremo a mettere in campo secondo i tempi previsti, perché entro la primavera prossima dovrà essere aggiudicata e affidata la gara per la realizzazione di quanto abbiamo detto. Abbiamo comunque fondato le basi già negli anni passati per una sinergia fra scuola e associazionismo, in questo caso l'Atletica Villa Guglielmi, che fornisce i professionisti per poter fare in modo che i ragazzi, anziché fare soltanto attività fisica nella palestra, quando c'è possibilità possano venire qui ad allenarsi appunto con professionisti e cimentarsi nelle varie discipline della disciplina principe e nobile delle Olimpiadi. La città, soprattutto i ragazzi, hanno bisogno di spazi del genere, spazi in regola e a norma per poter fare le loro attività, per poter fare sport, che è una delle poche e bellissime attività aggregative fra ragazzi, inclusive, aggregative. Fare sport fa bene alla salute, insomma. Io mi auguro che molto presto possano essere effettuati i lavori e che quanto prima, una volta effettuati i lavori, possano essere ovviamente assegnate attraverso un bando pubblico alle associazioni che ne faranno poi domanda per il proseguimento di attività importanti soprattutto per i ragazzi.